Da un'idea dei maestri Fabio Ghidelli e Nicola Gelsomino nasce Voglia di Ballare, la prima manifestazione fatta da coloro che hanno la passione per il ballo, in particolare quello caraibico, e che hanno voglia di esibirsi mostrando per la prima volta in pubblico il frutto dei loro studi in accademia. La manifestazione si è svolta ieri sera a Villa Le Mirage, suggestiva location a somma vesuviana. 9 le scuole partecipanti, tutte campane, che si sono sfidate a colpi di coreografie di salsa cubana, portoricana, bachata e merengue. Con Voglia di Ballare si è data la possibilità a chi ogni giorno frequenta i corsi di ballo di essere protagonista per una serata. La tenacia, la passione dei tanti partecipanti e di tutti i docenti che ogni giorno li accompagnano nel loro percorso di studio in accademia è la dimostrazione di una reale volontà di rivalsa del genere caraibico che porta in sé una bellezza e un'anima artistica a volte sottovalutata. Occorre ridare un valore artistico, tecnico, didattico a un settore, quello della danza, specie quello latinoamericano caraibico, troppe volte inflazionato e reso estremamente sociale. Ecco alcune coreografie che si sono ammirate ieri sera a Villa Le Mirage nell'ambito di Voglia di Ballare.